A San Donà di Piave monta la protesta delle categorie degli ambulanti e degli spettacoli viaggianti dopo la decisione del sindaco di annullare la Fiera del Rosario, non potendo garantire la sicurezza sanitaria, visto l'elevato numero di presenze che l'evento ogni anno richiama in città. Lo stato d'animo è ai livelli più bassi. Noi presentiamo progetti, mettiamo sul piatto tutto quello che ci chiedono, a spese nostre, steward, sanificazione, ingressi contingentati, recinzioni delle aree. Noi facciamo tutto quello che è possibile, però purtroppo le amministrazioni sistematicamente bocciano sempre i nostri progetti e purtroppo centinaia di famiglie dello spettacolo viaggiante messe sul lastrico, perché purtroppo il governo ci dà la possibilità di lavorare, ma i comuni ci sbattono le porte in faccia dietro a delle scuse un po' banali, perché guardano i contagi che ormai sono a livelli molto bassi e purtroppo non sono quelli che fanno la differenza, diciamo. Noi adesso vorremmo capire, perché abbiamo saputo che durante il periodo e la data di questa fiera comunque verranno svolte tutta una serie di manifestazioni, tra cui anche un mercato che durerà tutto il giorno, un mercato che era stato come ogni anno soppresso per dare spazio ai 400 operatori della Fiera del Rosario, e invece lunedì gli verrà data la possibilità di svolgere l'attività. Ecco, allora, noi siamo qui a dire: che differenza c'è tra un operatore che va con la sua bancarella al mercato e un operatore che con la sua bancarella va alla fiera nella stessa giornata sotto il periodo della Festa del Rosario? Ecco, questa cosa qui noi non riusciamo proprio a capirla. Si poteva trovare una soluzione sicuramente, perché come abbiamo parlato qui durante la manifestazione anche con i colleghi che fanno gli spettacoli viaggianti, siamo pronti a organizzare dei sistemi con delle sicurezze, termoscanner, tutte le cose che potevano servire per poter svolgere la manifestazione. La decisione dell'amministrazione è stata quindi quella di confermare solo i mercatini ordinari, ovvero quello agricolo del sabato mattina, quello mensile dell'antiquariato e quello settimanale del lunedì mattina, estendendone gli orari di apertura. Eventi dunque già collaudati in questi mesi, riuscendo a gestirli in sicurezza grazie all'impegno del comune, della polizia locale e della protezione civile. Stiamo parlando di categorie economiche che comunque devono lavorare, perché non ci sono codici Ateco in chiusura in questo momento, ma non hanno un sostegno per quelle attività per i quali i comuni, e tipicamente è la Fiera del Rosario nel caso di San Donà, non sono in grado di garantire 70-80 mila persone al giorno di afflusso e garantire anche le condizioni di sicurezza. Quindi è comprensibile, al tempo stesso un sindaco ha la necessità di fare sintesi tra i bisogni di salute e la sicurezza di tutti. Non dimentico che da una parte abbiamo un numero di casi in aumento proprio in San Donà e nel San Donatese, dall'altra la settimana prossima un appuntamento che non possiamo sbagliare, quello dell'avvio dell'anno scolastico, su cui tutti ci dobbiamo concentrare.